Continuano senza sosta i controlli del territorio da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa con attività di contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti e controllo del patrimonio. In particolare, nella mattinata del 28 settembre, i militari della stazione carabinieri di Scoglitti, durante l'espletamento di un servizio di controllo del territorio sulla scorta di un'attività info-investigativa e di accertamenti digitali, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nella frazione appunto di Scoglitti presso l'abitazione di ZN, queste le iniziali di una ragazza vittoriese 21enne, rinvenendo degli auricolari AirPods denunciati rubati all'inizio del mese di settembre presso la tenenza carabinieri di Scicli da una turista romana. Gli auricolari sono stati quindi sottoposti a sequestro penale dai carabinieri per garantirne la custodia in attesa della restituzione all'avente diritto, mentre la ragazza è stata deferita in stato di libertà all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Nella stessa giornata, ma nel pomeriggio, sempre i militari della stazione di Scoglitti hanno proceduto al controllo di una persona sospetta, identificandole in queste le iniziali del vittoriese di 47 anni, e durante il controllo sono emersi elementi che hanno portato i carabinieri a estendere gli accertamenti anche nella sua abitazione, dove sono state rinvenute all'interno di un ripostiglio tre buste di plastica contenenti in totale 300 grammi di marijuana e un involucro in plastica contenente un panetto di hashish dal peso complessivo di poco più di 50 grammi. Sequestrato penalmente lo stupefacente rinvenuto, i militari hanno proceduto nei confronti del pusher a deferirlo in stato di arresto all'autorità giudiziaria per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente e, terminate le formalità di rito, lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo per la convalida della misura applicata. A seguito dell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice per le indagini preliminari ha confermato gli elementi investigativi assicurati dai militari, non applicando alcuna misura cautelare al soggetto incensurato.